Grazie e benvenuti in questo nuovo video dove volevo far vedere la mia skin. Vabbè, la skin è la skin. E poi vi volevo fare vedere la mia super texture pack. Ci ho messo ore e non l'ho neanche finita perché avevo fretta di fare questo video. Comunque, questa è la mia texture pack. Che dovrebbe cambiare i colori di tutte le lane, però non ce l'ho fatta. No, quella là no, quella rossa no, quella nera no. Non l'hai cambiata. Guardate, tipo questa dovrebbe essere la lana bianca, ci somiglia, vero? Che questa è la rana, sì, la rana, la lana arancione, questa è quella verde chiaro. Vedi, c'è pure questa sfumatura messa a cavolo di cane. Poi questa è quella grigia, quella di color ciano, quella blu, quella marrone e quella rossa. E abbiamo già composto la prima facciata del cubo di Rubik. Pubblicità inaudita, tra parentesi. Comunque, vediamo se ho pure cambiato quella nera. No. Sì, è una texture pack che devo ancora finire, ma adesso vediamo come ho fatto a farla. Ecco qua che siamo sul sito Nova Skin ed è questo il sito con cui ho fatto sia la mia skin, che è un pochino bruttina, ma chi se ne frega. Ed è poi voi aprirete questo sito e vi troverete davanti a questa schermata. Per andare a fare una texture pack andate qua dove c'è scritto resource. E adesso, tipo, se volete cambiare un oggetto andate su items. E tipo, volete cambiare la mela, ci mettete, come vedete qua si possono cambiare i colori, bla bla bla. E tipo, volete fare una mela verde come quelle Smith? Benissimo, ma basta che la cambiate in questo modo. Capito? E potete anche disegnare fuori dalla mela, basta che rientri in questo spazio. Cos'è? Questa è una mela avvelenata, ragazzi. Sì. E se poi poi potete salvare, creare un nuovo progetto di texture pack facendo create a new project. Tipo adesso ci mettiamo un nome tipo A. E poi salvate. Ovviamente io non lo faccio perché questa texture fa schifo. Potete ritornare in questa schermata e tipo volete cambiare i modelli? No. Che cacchio faccio? Che pizza. Le texture di un'entità come la cesta è un'identità, ragazzi. Come il creeper e creeper no. Il creeper e lo volete fare felice? Prendete la gomma e adesso non avrà più la faccia. Cioè non avrà più questa parte qui, vedete? Qua si vede che ho cancellato questi blocchi. Tipo adesso se cancello anche quelli di dietro si vedrà meglio. E potremmo vedere lo sfondo. Quindi adesso ho cambiato il creeper ed è più bello, no? Vi piace questo creeper? A me no. Possiamo anche cambiare tipo il colore. Se non vi prende i colori, ragazzi, dovete ricaricare la pagina con questo pulsante. Adesso io non lo faccio perché credo che mi interrompi la registrazione. Però se vi succede questo, fate così. Fate così. Adesso ci facciamo un creeper d'oro. Che bellezza. Un bagno. E niente, questo è il modo con cui ho fatto la mia texture pack, yeah! Ovviamente potete anche fargli fare gesti strani al creeper.
Wow, ma questa è una cosa inutile, quindi il video è finito. Mi raccomando, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi. Ma non mettete like. Cioè, oddio. Non mettete dislike, ragazzi. Mi raccomando, mettete soltanto like. Oddio, non so più distinguere like dai dislike. Sto invecchiando. Vabbè. E noi ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti!